Bestiace, eccoci qua, bentornati in questo video, bello pregno, bello ciccio, perché facciamo una nuova rubrica, così, dal nulla, mi è venuta in mente di fare sta cazzata, io vi ho chiesto e voi mi avete dato, voi gentili, parsimoniosi, generosi, mi avete dato, incredibile, incredibile, che cosa succede, cosa succede? Intanto vi invito ad iscrivervi a Instagram, ne approfitto già adesso, anche al canale in generale, quel piffero, dove volete, seguiteci ovunque, ma soprattutto Instagram, perché è su Instagram, ed è grazie a Instagram che questo video vedrà la luce. Cosa è successo? Ho fatto una storia. E vi ho chiesto di darmi un numero, una cifra da 0 a 20. Con questa cifra qua io andrò a fare una cosa particolare, ossia andrò qua sulle categorie dei giochi presenti su Steam, andrò letteralmente a ritagliare, a copiare ognuna di queste. Incredibile, incredibile, aspetta, guarda, 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 copia, proprio così. Gliela buttiamo dentro. Questa lista poi la andiamo a buttare dentro, questa lista di nomi la andiamo a buttare dentro a Wheel of Fortune, che è un programma che più volte abbiamo utilizzato per fare i contest. Puff, incredibile. E qua abbiamo tutte le categorie di Steam. Io vado a cliccare, adesso non lo faccio, anche se mi trema fortissimo il dito e voglio farlo. La ruota spinnerà, uscirà il nome, uscirà la categoria e quella sarà la categoria nella quale acquisteremo un gioco con la cifra che voi avete stabilito, quindi dai 0 ai 20 euro. Amazing, amazing. Quindi la prossima volta, per il prossimo video, lo dico. Divertitevi un po' con la cifra. Alcuni mi hanno scritto 21. Proprio i dolori sulla pancia, nel basso ventre, da quanto ho riso, mi sono anche un po' cagato addosso. Quindi grazie, grazie ragazzi per la vostra simpatia, che sempre crepa la mia anima. Quindi in sostanza questo andremo a fare. Lo facciamo? Che dite? Allora, io ho visto i vostri. Ho racimolato le vostre stories, ho visto un po' le vostre. Sto leggendo proprio in questo preciso istante, ho visto un pochino le vostre risposte. Ecco, questo mi ha scritto 19.999. Grazie, perfetto. La maggior parte, vi dico già che in media così ad occhio, la cifra da voi prestabilita va dai 16 euro fino ai 18. Questa è la cifra che avete scelto, perché la maggior parte di voi va sui 15 in su. Era abbastanza plausibile, era abbastanza ovvio, tra virgolette, però ci direzioniamo su quella cifra lì. Ma adesso dobbiamo scegliere la categoria. Quindi, allora, io ci tengo molto a leggere comunque le categorie, ovviamente, che ci sono, partendo da arcade ritmici a picchiaduro, a sparatutto, azione, adventure, GDR, eccetera. Fino a avevo visto sport di squadra. Mica quelli di sportivi li odierò. Se uscirà qualcosa di sportivo lo dirò. Eccolo qua, solo per adulti. Ecco, chissà se saremo così fortunati ed uscirà la categoria solo per adulti. Se uscirà, ragazzi, devo comunque farla, ve lo dico. Partiamo, dai, basta, basta, senza ulteriori indugi, spigniamo sta cazzo di ruota. Attenzione, vediamo per 15 euro il gioco che devo comprare. Qui 17 euro, dai, mettiamola così. 17, attenzione! GDR giapponesi, no. 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 Ok, sarà una puntata interessante. Eccoci qua, come promesso, categoria. Aspetta che. Allora, qui ci sono. Guarda, poi tra l'altro è incredibile le cifre, la cifra, i costi corrispondono esattamente ai numeri che avete detto voi, 17, 15. Siete un po' degli stronzi. Io andrei, non so se andrei sui più venduti o sulle novità. Abbiamo un po' di soldini qui, eh. Capora, 3,99 euro, purtroppo. Madonna, guarda. Cristo, sarebbe stato bello. Poi abbiamo Hot Spring Hero, sembra una cosa abbastanza. Ecco, già. Ma perché è pieno di tipine? Va bene che è giapponese, ma non capirò un cazzo, è tutto in giapponese. Come faccio, ragazzi? È finita, io non ce la farò mai. Questa. C'è una donna aperta qui, newborn. Bene, Life in Harem. Contenuti sessuali, nudità per adulti e hentai. Direi che non possiamo, direi che non possiamo. Andiamo sui più venduti, vaffanculo. Qui abbiamo un 16,79 euro, quello che sembra una copia e incolla di Pokémon. Creazione di creature a turni. Collection difficulty si colleziona come i Pokémon, esatto, quindi io lo terrei buono questo Coromon. Ok, quindi 16,79, 16, 17,99 Final Fantasy. Vabbè, Final Fantasy anche no, però. Final Fantasy no, lo sappiamo a memoria. Vuoi dirmi che devo giocare a quel clone simulator di Pokémon, vi prego, no? Bene. 16,79, ma l'avete fatto apposta. Contenuti sessuali, pixel art, anime, GDR. Allora, se fosse uscito solo contenuto per adulti, solo contenuto per adulti nelle categorie di scelta di Steam, vi avrei detto anche di sì. Sarei stato anche costretto a farlo. Perché poi alcuni ragazzi non è che siano così spinti, è roba abbastanza normale. Però, siccome abbiamo uscito GDR giapponese, dobbiamo fare GDR giapponese, scusami. Se no, Bravely Default. Ma che è? No, no. Final Fantasy di nuovo. Final Fantasy ancora. Vabbè che ce ne sono almeno 100 di Final Fantasy, quindi Final Fantasy ancora, Final Fantasy di nuovo, Final Fantasy ancora. Oh, cioè, tutti i Final Fantasy costano 17 euro, fammi capire. E così venne fuori che la prima puntata di questa nuova rubrica
Non si poteva fare. Oh, Cloud, contenuti sessuali, nudità. Ma perché? Ma perché? Sembrava un bel gioco. C'è un'orchestra con le bocce giganti. Ma porca troia. Allora, qua abbiamo un Cheverly History, GDR Indie Avventura Anime. Anche questo teniamolo d'occhio perché potrebbe essere. Un altro Final Fantasy, mannaggia. Ah, attenzione, questo è una merda. Figa, ragazzi. Ho altri gusti rispetto ai vostri, no, 19 euro. Contenuti sessuali. E niente, ragazzi, ogni volta che dico che sembra carino, c'ha dei contenuti sessuali. Ci sarà un motivo. 16,79. Contenuti sessuali. Già che le tipine nella miniatura stanno leccando la scritta, già, eccomi. Non potevo uscirmi 39 euro di roba, guarda. I am Setsune. Guarda, questo qua sembra figo. Cthulhu Save the World, 1,99 euro, no? Allora, mi sa che giocheremo a Coromon, ragazzi, perché è l'unica roba che corrisponde proprio a 16,70 euro che può essere giocata senza che mi ammanettino, in sostanza. Ah, ecco, nessuno di voi mi ha detto gratis, comunque. Allucinante, nessuno di voi ha scelto il numero 0. Allora, dai, partiamo con questo Cronos. Coromon, perdonatemi. È questo qua, sì, vediamo il trailer. Bello, bellissimo. Coromon, an adventure awaits. Figa, bello, ho detto che è bello. Non vedo l'ora. Ah, però c'è anche delle sezioni platform. Adesso scopriamo che è un gioco che è della durata minima di 80 ore. Dai, proviamolo, testiamolo. Coromon è un'interpretazione moderna del genere classico dell'addomesticamento dei mostri. Beh, perché non potevano scrivere Pokémon, ovviamente. Toma i Coromon ed esplora un mondo vasto e ricco di avvincenti combattimenti a turni. No, è vero. Enigma da risolvere e una misteriosa minaccia da sconfiggere. Essere un ricercatore duellante non è un compito semplice. Acquista. Ok, bestiacce, ci siamo. Nel mentre sfumacchio, se non vi dispiace. Installato Aurora, bello fresco, pronto da forno, via. Coromon. Spero si possa giocare con mouse e tastiera. Perché me l'ha aperto in questo ridicolo sistema? Che cosa sto. Ah, perché essendo in pixel art me lo fa. Porca puttana. Ah, però c'è l'italiano, attenzione. Sì, però sarebbe bello. Dio, il volume. Ho come la sensazione che sia un gioco per telefonino. Velocità testo per uno. È troppo alto il volume. Schermo intero. Sì, mettimene schermo. Me l'ha chiuso. È crashato? Vedete anche gli FPS, ma che meraviglia. Perché questa sarà anche una sorta di recensione del mondo indie. Il volume l'avevo abbassato, me l'ha riaumentato al massimo. Chormon! Ma sa sta cazzo di musica? Oh, molto meglio, molto meglio. È comunque molto alta la musica, però molto meglio. Madonna, senti che schitarrata. Nuova partita. Via che si parte. Ok. Abbiamo la testa deforme? Toc toc. Ah no, è un emoji che stiamo dormendo, non capivo, perdonatemi. No, perché c'è un problema. Una controllatina magari dal dottore. Si sarà vista nell'ecografia il bambino nascere così. Chi è? Mamma. È ora di alzarsi, tesoro. Non hai sentito la sveglia? Eh no, perché sono solo faccia, ma non ho orecchie, ho notato. Non rimetterti a dormire. Oggi è il tuo primo giorno di lavoro alla Lux Solis. Ma che cos'è? Una setta. Va bene, missione iniziata. Via che si parte. Perché non metti qualcosa di elegante? È importante fare una buona impressione. Sì, ma smetti di rompermi i coglioni. Aspettami in cucina. Cioè, nel senso. Oh, prova, Sei fantastico, sei fantastico. Pronome? Ah, ok. Sono fantastico. Ah, questa è fantastica, questo è fantastico. Sono fantastico. Colore della pelle. Attenzione. Posso farmi bianco, caucasico, etero, cis, il male del mondo? Questi sono i pezzi di corpo. Allora, un colore abbastanza. Io andrei sul verde, guarda. No, però verde con i pantaloncini arancioni anche no. Ma così c'ho la panza de fuera. Ma scusami, ma è un top. Non capisco. Andiamo sul classico, va. Vestiamoci. Questo, quella. Ma è vestito da donna. Ma non capi. Non cambia niente. Non cambia. Il vestito fa la sessualità? Ebbene sì. Gli occhiali li posso mettere? Sì. Pelato posso essere? Sì. Che meraviglia. Cos'è sta roba? Mi hanno cagato in testa. Mi hanno fatto indossare un alveare come un cappello. Questo è Andrea. Vabbè, andiamo pelati. Oddio, la cresta? Sì, vai di cresta, basta. C'è anche la barba? Allora è un bel gioco. E beh, c'è la barba che copre il mio corpo completamente. Così, dai. No, però pelati, dai. È uno status quo. Colorazione della barba, nera. Madonna, sembra che c'ho una malattia. Vabbè, teniamola marrone, va. Cappello? Eh no. Ma dai, sembra un giocatore di poker. O uno di quegli zii un po' inquietanti. Cos'è? Un cappello con una maschera? Ho ucciso un panda qui. Ma è meraviglioso. Qui sono diventato una sorta di proprietario terriero vietnamita. Questa è una rana. Questo è un prolasso anale. Io direi di mettermi la mia testa, la mia pelle. Ci siamo. Ecchime. Inserisci il tuo nome. Dino. Vai così. Salvato? Bello. Ok, mi muovo col tasto WASD, però aspetta che mi levo la sigaretta dalla faccia. Ah, posso muovermi? No, mi sa che qua è molto meglio giocarlo col pad, sapete. Allora, aspettate che ci appoggio sul pad, va. Nel mentre godetevi questa soundtrack autoriale.
Sto continuando a sbattere sul microfono. Abbiamo 2 ore di tempo, ragazzi, perché dopo le 2 ore io non posso più restituire il gioco. Io ho perso per sempre questi 15 euro, quindi vediamo di non perdere 15 euro per Cromocon, lì come cazzo si chiama, che spara il nome di una malattia veneria che colpisce 2 uomini su 10. Una di quelle che ti prendi se non pulisci l'asse del cesso. Dai, non riesco a infilare il... Ok, con il tasto quadrato facciamo qualcosa. Si corre col tasto cerchio. Oddio, sono velocissimo. Puttana, ma che roba? Yes. No. Ah, con questo è il tasto interazione. Sì, basta, ho capito. Ah, con X corro. Qua cosa c'è? La stanza della mamma? Attenzione. Abbiamo una camera da letto che ci dice molto di lei. Questa penso sia la sua amante, perché... non so, non era così nostra madre. Un letto, una Bibbia e niente. Però il figlio è entrato a far parte di una setta. Qualcosa l'ha sbagliato. Sicuramente ha sbagliato lei. Ah, abbiamo un fratellino, però che non ha una stanza sua. Madre, buongiorno. Buongiorno, Dino. Ah no, nostra madre è mulatta. Incredibile. Sembri in forma, grazie. Ma non è che ci hanno adottati? Non starai più nella pelle, finalmente diventerai un ricercatore duellante del Luxolis. Bene. Ho prenotato per te il tuo locale preferito per festeggiare il tuo nuovo lavoro. Possiamo fare colazione prima di andare alla stazione. Non mi interessa. Forza! Ah, così? Dexter, caro, per favore, tieni d'occhio le torte in forno. Non mi pare Dexter un ragazzino responsabile. I videogiochi l'hanno reso violento e distratto. Ci sarà un incendio. Dexter! Ieri sera ho superato il tuo record a Flappy Sfurmi. Ma che? Che cos'è Flappy Sturmi? Svurmi? Ah ah ah, il tuo fratellino è più forte di te. Non posso educarlo adesso, ora? Con carezze di pugni? Qua c'è un laptop rimasto acceso. Posso toccarlo, no? C'è della pizza, il forno. Ci sono delle torte in forno. Ma queste necessitano di un pochino più di tempo. Invece dentro qua, un gas. Sto avendo difficoltà nel muovermi. Mi trovo meglio con i tasti WASD. Dopo una delle accise colazione, fatta non si sa dove. Però ci ha messo dell'impegno fra sto gioco, eh. C'ho la freccia in mezzo alle palle, aspetta che la levo. Ed eccoci qui, Dino. All'inizio della tua avventura. Grazie, Mace. Ma guardati, grande e già avviato per la tua strada. Vederti andare via mi rattrista un po'. Beh, meno male che non ti ho detto che ho derubato dal cassetto l'orologio di nonna. Ma sono anche molto fiera di te. E da quando eri piccolo che sogni di lavorare per la Luxolis. So che puoi farcela. Ah, i videogiochi. Questa realtà utopistica dove tutto funziona bene secondo i nostri piani. E poi, per questo ti ho preso una cosetta. Ho risparmiato tanto per questo giorno, quindi non devi preoccupartene dell'oro. Dell'oro? Ecco a te, non spenderlo in tutto in una volta. Ma com'è dell'oro? Ho ricevuto 3.000 d'oro? Ma è un premio in gettoni d'oro, è incredibile. Grazie madre, è molto dolce da parte tua, ne farò buon uso. Felice di sentirtelo dire, tesoro. Che ha visto? Oh merda, ecco il treno che arriva. Perché i giochi non sono così? Non so perché i giochi non sono più scurrili, ragazzi. Io voglio giochi più scurrili. Comunque non è un treno questo, è una supposta. 3 passeggeri. Secondo me fallisce la compagnia di trasporti qua. Hai tutto quello che ti serve? Il tuo zaino, il tuo biglietto, la biancheria pulita? Non preoccuparti, mamma, sono abbastanza grande da badare a me stesso. Comunque non ho né lo zaino, né il biglietto, né la biancheria pulita. Ma ho 3.000 d'oro, quindi posso comprarmi il mondo. Chi l'è? Te non sta per partire, faresti meglio salire. Beh, ma se mi molli, ma prima un abbraccione. Ah, questo è un abbraccione. 2 pazzi che si poggiano la fronte l'un l'altra. A presto, madre, alla quale ho appena dato un bacio all'eschimese, e non so perché. A presto, tesoro. Il treno deragliò. 150 morti, anche se dentro il treno ce ne sono 3. Perché il treno si è lanciato contro un palazzo, in sostanza, non si sa bene le dinamiche, però. Gli uccelli che cinguettano dentro il microfono. Oh, eccoci. Chi è quella lì? Una ricercatrice? È vestita da ricercatrice. E via che si va a pedinare. Allora, vediamo se posso... Guarda che vado già a lottare dalle casse, però non si può fare. Ho vinto. Test di intelligenza passato. Pronto. Ecco, non riuscivo a entrare alle porte poi. Ah, dai, che dove cazzo su? Chi è lei? Jim, alla Luxolis offriamo agli... scusate. Alla Luxolis offriamo agli addestratori l'opportunità di personalizzare la propria avventura. Ma siamo già arrivati alla Luxolis? Molti addestratori scelgono la modalità normale, ma selezionando una modalità più difficile potrebbe rivelarsi una bella sfida. Sti cazzi, estraneo, di cui non volevo neanche avere una conversazione, con la quale non avrei voluto. La receptionist? Buongiorno, benvenuta al campus della Luxolis, come posso esserti utile? Buongiorno, mi chiamo Dino, oggi è il mio primo giorno da ricercatore duellante. Ma poi, per lo stato, la mia partita IVA cosa viene fuori? Nuovo collega, che bello, vedrai, ti piacerà tantissimo lavorare per la Luxolis. Dammi solo un attimo mentre cerco la tua registrazione.
Oh, abbiamo un problema. È incredibile. Sembra che tu non abbia ancora selezionato la difficoltà. Con questo dato possiamo personalizzare la tua avventura. Come faccio? La maggior parte degli addestratori sceglie la modalità normale. Sì, ho capito. Prendi questo manuale e leggilo attentamente. Ti spiega le differenze. Che due coglioni. D'accordo, leggerò con cura. Difficoltà, gli addestratori bla bla bla, non regole delle diverse difficoltà, consiglio facile, senti, facciamo normale, buonanotte, estrema, uela, e dove la seleziono la difficoltà? Ah, il PC, difficoltà preimpostata, difficoltà preimpostata, dovrebbe essere quella normale, esatto, yes, ho regolato il gioco proprio come volevi, il gioco? Vuol dire che la nostra vita è solo una simulazione, che tutto questo è un Matrix, non posso vivere così, mi tolgo la vita, puoi ricollegarti col computer quando vuoi per cambiare nuovamente le difficoltà, sì ma non mi intorno più qua, voi non avete capito, ma prima di continuare potresti dirmi se hai già seguito un corso di addestramento, no, questa è la mia prima volta, grazie. Ogni ricercatore duellante ha bisogno di un guadagno. Sì, ma scusami, ma voi mi avete arruolato qua, io ho trovato lavoro, ma non mi avete fatto... Cioè, io non ho competenze. È proprio un mondo fantasioso questo. Abbiamo diverse varianti di colore tra cui scegliere. Perché cosa, scusa? Gella blu? Cos'è? Gella verde? Ma cos'è? E Delicious in fondo? La variante in Phoenix rossa. Prego, scegli quella che ti piace di più. Guanto ad addestratore. Ah, e ho capito. Non volevo quel... Vabbè, abbiamo quella blu. Ottima scelta. Si intona coi tuoi occhi. Ma se ce li ho marroni color merda. Prendi questo richiamo LuxRach. È un dispositivo di ultima generazione che facilita l'esperienza di addestramento. Per prima cosa fermati al laboratorio Coromon. Lì ci sarà Gideon. Attenzione, figa, il The Ring sempre presente. Cioè io sto facendo questa cazzo di pagliacciata per non giocare al The Ring e mi ritrovo Gideon anche qua. Divertiti e splendidi speranza. Sì, confermato che questa è una setta. Che è sta roba? Non ci posso prendere il cibo. Andiamo a splendere di speranza. Bello! Benvenuti a Campus Lux, dove i novellini diventano professionisti. In quale campo, scusami? No, ma non posso fare due passi e fermarmi. Allora, abbastanza... Straniero, salve. Che consigli darei a un ricercatore duellante alle prime armi? Beh, una volta mi sono dimenticato dove andare durante una missione. Ma poi mi sono ricordato che potevo controllare il diario di viaggio nel menu per vedere dove dovevo andare. Ricordatelo se ti perdi. Cioè, in sostanza mi dici, non ti fermare a chiedere indicazioni, non cagare il cazzo alla gente, tira fuori il cellulare e vai su Google Maps, come fanno le persone adulte. Mia sorella può comprarsi tutto quello che vuole da quando è diventata una ricercatore duellante. Ah, il soldo, il vil denaro. Laboratorio Coromon, chi è? Peter, tu devi essere un nuovo ricercatore duellante di cui tanto ho sentito parlare. Ma come, sono appena arrivato. Gideon ti metterà al corrente di tutto, aspetta che te lo chiamo. Sono speciale per questo, parla di me? Speciale in senso buono, spero. Sembra che Gideon sia andato a pranzo. Ottimo. Non preoccuparti, posso fare una piccola pausa e procurarti tutto quello che ti serve. Seguimi. E seguiamo lo sconosciuto. In linea indiana, in fila indiana. Per prima cosa ti serve un chip dati. Aspetta che te lo infilo nel... cervello. Praticissimo chip per il tuo guanto che registrerà ogni tua azione legata a Coromon. Questo è inquietante. Ma posso firmare una liberatoria per la privacy? Come incentivo per inviarci un mucchio di dati così interessanti, naturalmente ti ricompenseremo a dovere. Gli obiettivi e i bonus promozionali si possono riscattare direttamente dal menu. Non è comodissimo? Minchia, sembra che sto firmando il contratto col diavolo. È tutta roba piuttosto semplice. Sono certo che ti prenderai la mano appena ti abituerai meglio al lavoro. Va bene. Bene, benissimo. Sei quasi pronto per andare. Non andrei lontano senza il nostro ricco pacchetto iniziale impiegati. Spinner per 6. Torta P e torta PS. Quindi punti sesso e punti erezione. Il manuale dei tipi, compreso nel pacchetto, ti sarà particolarmente utile nel corso dell'avventura. Ti consiglio di dargli un'occhiata veloce prima di metterti in viaggio. Orca troia. E beh, Pokémon in sostanza. Normale, elettrico, spettro, sabbia, fuoco, ghiaccio, acqua, magia, buio, pesante, aria, veleno, squarcio. Beh, ottimo. Thank you. Bene, allora so quando può essere selezionante ricevere il primo Coromon. Nelson te ne darà uno al piano di sotto. Cos'è un Coromon? Adesso ho all'ansia. Ti ho detto praticamente tutto, ora devo tornare al lavoro. Datemi sto Pokémon, sto Coromon. Nelson, sei tu. Christopher, lasciami in pace. Puttana, dove, che è successo? M'ha rapito? Oh, a che suoni sono? Nelson, sei tu Nelson, sei deforme. Che testa quadrata. Ah, quell'odore. Cosa? È l'odore di un ricercatore duellante dagli occhi ardenti. Ma siete fuori di... qui siete fuori di testa. Qui per ricevere il suo primo Coromon. Cerca di resistere un attimo mentre finisco di aggiornare il connettore Coromon. Permettimi di presentarmi. Sono Nelson, direttore del laboratorio Coromon. E sono un molestatore. Troviamo il Coromon giusto per te. Eseguiamo diversi test per trovare quello più compatibile con la tua personalità. Ce ne avete uno violento bipolare? Fammi vedere. Grazie. Che sta facendo? Ecco, me l'ha appoggiato. Oh, ma che sta facendo? Che cazzo fa? Tocca. Oh,
Ma non penso sia legale. Sono appena arrivato. La prima cosa che ho fatto, che mi è successo. Mamma, primo giorno di lavoro, com'è andato? Mamma, benissimo, sono stato molestato da Nelson. Ora viene il bello, la macchina è pronta per scansionare le tue onde cerebrali. Prego, infilaci la testa. E facciamolo. Non muovere un muscolo mentre ti scannerizzo, potresti perdere un braccio o peggio rompere la macchina. Simpatia. Il corpo ha la forma di un corpo, effettivamente, quindi questo è positivo. Ti farò alcune domande mentre la macchina analizzerà le tue attività cerebrali. Ho tanta voglia di rispondere al... alla cazzo. Allora, incontri un Coromon selvatico, qual è la tua prima reazione? Provare a catturarlo, vedere cosa fa, attaccarlo senza pensarci. Provare a catturarlo, vedere cosa fa, dai. Lo farei anch'io. Perché vuoi diventare un ricercatore duellante? Per i soldi. Perché pagano bene. Mi piace la tua motivazione, figa. Quale di questi tre attacchi ti attrae di più? Soffio ardente, rafforzatore, pace interiore. Non so, rafforzatore. Non è la mossa preferita, ma continuiamo. Quale di questi colori ti attrae di più? Rosso carminio, blu oltremare, blu artico. Blu artico, dai. È lo stesso colore del mio soggiorno. Meno male che non è quello del bagno. Descrivi il tuo primo appuntamento ideale. Cena, lume di... Perché? Nelson, cosa stai cercando di dirmi? Paracadutismo, tour di un museo. Paracadutismo. Ah, che romanticismo. Tutto fatto, attenzione quando esci. C'è il gradino. Fantastico, sicuramente non vedrai l'ora di sapere i risultati. Mettiti davanti alle grate quando ci sei. Che fa... Ecco le tre opzioni. Attenzione. I suoni. Coromon di fuoco tipo Toruga. Questo Coromon è molto forte, ama lottare e può imparare mosse potenti. Fanno tutti cacare. Niblegar, attenzione. YouTube contestualizza, non l'ho chiamato io così. Un Coromon di tipo acqua. Questo Coromon ha la pelliccia dura. Nella notte può resistere più a lungo di molti altri Coromon. Nella notte. Nelle lotte. E poi c'è questo errore di Dio. E infine ghiaccio, il Coromon tipo Cub Zero. Questo Coromon sarà il tuo asso nella manica. Attacco e difesa sono perfettamente bilanciati. Scegli Cub Zero, dai fanculo. Ma non sto neanche a leggere, ragazzi, tanto lo disinstallo sto gioco. Attenzione, dare un soprannome a Cub Zero? Sì. Errore scritto col 3. Sono simpi. L'hanno ucciso, ottimo. L'hanno flashato giù per il water. Cub Zero sembra avere il radruncolo tratto. Decisamente molto utile. Mi state confondendo col delirio. Quindi mi avete dato un Pokémon e un altro. Un Coromon, perdonatemi. Oh mio Dio, Nintendo, mi scusi. Mettiamo un attimo alla prova i chip dati. Sì, sono passati 20 minuti e non è successo ancora un cazzo. Attiverò il tuo richiamo Lux RC per portate... Oh, fateci menare. Eccoci qua, sei pronto per la tua prima lotta? Ma se ci fossimo teletrasportati nello stesso esatto punto dove c'era un'altra persona, cosa succedeva? Ci spawnavamo all'interno del corpo? Tranquillo, sarà una lotta alla pari. Ho portato il mio Toruga, che è allo stesso livello del tuo Cub Zero, quindi livello 0. Ti do un consiglio, tenendo premuto sui riquadri delle mosse, apparirà una dettagliata descrizione dei loro effetti. Ricordalo di provarlo se non sai bene a che serve una mossa. Ragazzi, qua viene fuori, buona fortuna. Pronti? Si va in scena. Qua viene fuori il mio odio per i Pokémon. Cristo, sono veramente due inciampi. Ma che cazzo è? Oggetti, squadra, cos'è? Let's fight! Graffio... E posa carino. Ma mi pigliate per il culo? Facciamo un graffio. Errore, ho usato graffio. Puttana vacca. Il Toruga avversario invece non so cosa mi abbia fatto. Volendo ho Patterbit. Proviamo Patterbit. Attenzione, vediamo come è fatto questo Patterbit. Figo. Che è successo? Che è successo? Mi sono innamorato? Ma cosa è successo? Sonde, attenzione, e colpo. Facciamo sonde. Togliamo 5. Ha usato sonde. Oh my, ha trovato un punto debole, il Toruga avversario ha usato... Orca troia. Colpo, via. Yes. E la madonna. Ma scusami, gli toglievo 2 e gli ho tolto tutta la vita? Toruga è esausto. Ecco, ragazzi, il motivo per cui a me fa cagare Pokémon è questo. Odio i giochi a turni da quando ero piccolo, non li trovo per niente accattivanti. Anzi, li trovo veramente tanto noiosi. Dino ha sconfitto Nelson, impressionante. Dino ha ricevuto 73 per la vittoria. Minchia. Ben fatto, il tuo Coromon foramente proprio della... Scusatemi, io non riesco a leggere la pixel art. Tu e il tuo Coromon formerete proprio una bella squadra, me lo sento. Ricorda che puoi recarti ad un centro addestratore ogni volta che desideri rimettere in forze la tua squadra. Ti consiglio di non attraversare ancora il ponte oltre il punto dei Coromon, sono generalmente meno adatti ad un principiante. Larry, laboratorio... Dino, se hai bisogno di me mi trovi al laboratorio Coromon. Splendidi speranza, sto splendidi speranza mi dà fastidio, mi turba. Questa gente mi fissa, ma io con loro non posso interagire, mi sento un po'...
Benvenuti a Campi Lotta, dove i nuovi addestratori possono affinare le loro abilità in battaglia. A breve inizierà una nuova sfida, gli addestratori verranno informati appena saranno disponibili più informazioni. Dai il meglio di te, punta al sole. Guarda la città, che bello! Ti senti sfinito? Entra e approfitta della... cosa? Sembra che il sistema di viaggio rapido non riesca nei comandi per i movimenti. Ebbè, non ho scoperto un cazzo. Ma i miei Pokémon... Coromon, attenzione. Sono morti. Che bella mappa. Campus della Luxolis. Ragazzi, allora, faccia nuova, il tuo giorno fortunato, è in corso una speciale promozione. Tu e i tuoi nuovi ricercatori dell'Ante hanno diritto a dei coupon gratuiti. Puoi usarli per uno sconto sul prossimo acquisto in ogni tuo... Incredibile. Grazie, usali con saggezza. Figa, mi drogo sotto i ponti, se non mi rompete... Smettete di rompermi i coglioni. Se morirò, sarà solo colpa vostra. Io non ho il naso, signor Tim. Ho scoperto adesso di non avere il naso. Wow. Quindi, nell'erba alta... cicciano fuori i Coromon, giusto? Non sta cicciando fuori un cazzo. C'è un delay. Attenzione! Battaglia epica, finita male. Armando? Come Armando? Ma si chiama Armando? Armado? Armadù? Ci penso io. Facciamo una bella posa carina. L'ho innamorato. Ah, cioè diminuisce la difesa con la posa carina. Orca troia, ma ho fatto la posa carina e mi meni? Graffio, allora. Yes. Armando sta morendo. Allora, io teoricamente potrei ripristinare i PE, giusto? 20 punti. Ah, potenziamo errore, quindi adesso dovrebbe... dovrebbe magna... Eccola lì. La vita torna su, 13 punti. Armando me mena con graffio, ma io in serbo un altro graffio. Peculiare il fatto che non abbia le unghie, ma comunque. Armando è esaurito. Ma Armando... yes. Cazzo, mi sto divertendo così tanto. Lì c'è da deruba... non parlare con la gente. Cosa c'è? Lo spinner. Ma cos'è sto cazzo di spinner? Torta? Ma che è sto spinner? Quanto occhiali, gilet, spinner. Un dispositivo per catturare i Pokémon. Ah, e come si catturano? Io non sono capace a catturare i Pokémon. Ehi, i Coromon, porca troia. Allora, qua c'è un pescatore da buttare giù. Voglio conquistare, qua. Yes. Se un altro Armando mi incazzo. Che bello. Appare Seaquill. Io gli lancio il mio errore. Meno Seaquill. Però, aspetta, se volessi catturarlo. Usiamo sta roba. Usiamo lo spinner. Puff. Sì, dai, tanto l'ho catturato, su, non pigliamoci per il culo. Sì, sì, sì. Controllare Seaquill nel sommario com? Eh sì, mi piacerebbe. È molto vecchio stile, è proprio Pokémon vecchio stile, eh. Punti esperienza, attacco fisico, difesa fisica 5, eh. Tipo normale, è un tipo normale, adatto alle feste. Specie Seaquill, rarità comune. Luogo porco radioso. Come porco radioso? Ah, parco radioso. Dai, facciamo l'ultima battaglia e poi chiudo sta roba. Allora, ragazzi, se non volete spendere 60 euro dalla Nintendo, potrebbe essere un gioco carino. Che sta a 15 euro su Steam, però... ah, mostro gelato sbloccato. Azzanna il nemico con denti gelati, ha il 10% di possibilità di infliggere congelamento al bersaglio. Wow! Va bene, dai, posto. Bestiaccia, io direi che ci siamo fatti la nostra prova. Questo qua è il famoso ponte. Non dovrei andare avanti senza aver ottenuto un modulo puzza... cos'è il modulo puzza di cui parlava Nelson? No, io voglio andare avanti! Voglio andare avanti! Laboratorio Research. Ah, qua ci danno il modulo puzza. Chi è sto macrocefalo? Larry. Tu. Il nuovo ricercatore dell'Ante Dino. Ma come cazzo è che tutti mi conoscono? Sì, sono io. Tu chi sei? Ah, lo sapevo. Il mio istinto non fallisce mai. Il mio nome è Larry e ti dirò tutto ciò che riguarda il magico mondo del guanto. Da questa parte, prego. Non vorrei chiudere. Eccoci qua, nell'area di prova dei moduli di guanto. Tuo braccio è un capolavoro tecnologico. Ora contenente i tuoi Coromon, può fare tanto, tanto altro. È uno strumento multiuso per impegnarti nella Lux. Ah, ok. Quindi possiamo... lascia che ti mostri alcune delle ricerche. Dai, al volo, su. Veloce, veloce. Che sto pezzo di fica. La mia collega Velma... sta calibrando il modulo spinta. Ah, quindi Velma sta calibrando la spinta. Sta ottimizzando il modulo per fargli sprigionare la massima potenza. E qua le battute sono sprecate. Alla faccia. Forte, vero Dino? Forte. Batte. Sempre. Continua così, Velma. Allora, ammetto che sto ridendo più del necessario questo gioco. Percy, amico mio, puoi spiegare a cosa stai lavorando sul nostro nuovo collega? Al nostro nuovo collega? Ho unito una candela di accensione al gas ed... sei troppo tecnico, perché non fai una dimostrazione invece? Con piacere, state indietro, per favore. Ma che gioco è? Oh, attento, piromane. Scusate, mi sono lasciato trasportare. Va tutto bene, nessuno si è fatto male stavolta. Cioè, non ho più le sopracciglia, però... Dottor Xavier! Coi capelli. Dottor Xavier scozzese. Larry. Dino. Ma com'è che mi conoscono tutti? Sono il figlio del capo? Devo rubarti Dino per un po'. Dobbiamo parlare di alcune questioni molto importanti. What the fuck? Come il mio protetto? Come tutte le cose che contano nella vita, il modulo puzza può attendere. Ma no. Io vado un po' sul ponte all'interno del parco radioso. Vieni da me quando hai finito, Dino.
È sparito nel nulla. È un dio onnisciente, Rigel. Hai visto? Larry è un dio onnisciente. Basta! 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 Due coglioni così mi sto facendo! Basta! Ed iniziano nuove ed incredibili avventure. Eccoci qua. Quindi, le voci sono vere. Il nuovo membro della squadra speciale dei Titani sei davvero tu, Scooby-Doo. Non ti piace il nome? Beh, scommetto che ti piacerà quello che può fare. Normalmente, una zona d'erba come questa pulla di Coromon selvatici attaccabrighe, ma con il modulo puzza basta uno zap e boom. Tutti i Coromon nei paraggi la danno a gambe. Guarda un po'. Ho il modulo puzza. Perfetto. Dai, provalo. Tappati il naso e usa il pulsazione secondaria per scansionare... Non così. Un attimo, sto imparando. Cioè, ma stiamo inquinando il mondo. Eccellente, vedo come lampeggia la zona erbosa. Significa che puoi attraversarla liberamente senza che Coromon selvatici ti cacci. Quindi io sono qua per giocare ai Pokémon e ai Coromon, ma non voglio combattere coi Coromon. Vuoi davvero tornare al menu principale? Sì, tieni. E questo era Coromon, l'incredibile avventura. Quando un team di sviluppo ci crede tantissimo e decide che non vuole spendere i suoi 69 euro, i suoi 59,99, perdonatemi, euro per acquistare una versione originale di Pokémon Nintendo, e quindi piuttosto, dopo ben 8 anni di sviluppo, rilascia il suo Pokémon e lo chiama Coromon. Ottimo titolo, vuoi uscire dal gioco? Sì, ma senza rancore, eh. Assolutamente, senza rancore.